Grazie ancora per gli auguri che stanno arrivando per la partner. Perché c'è questo messaggio che c'è in chat, molto gentili. Se arrivano sub, sono qui a salutarvi e tutto. Siamo qui insieme a parlare. Vi chiedo solo di non fare spoiler o dare consigli non richiesti. E basta. Io sono in Blind Run, non ci ho mai giocato a parte martedì live con voi. Vediamo oggi cosa riusciamo a combinare. Quindi si torna su Isaac. Proprio... Ehi, sì, però, premiti. Oh, finalmente. Dicevo, proprio sopra Isaac, proprio... lo schiacceremo, gli saltiamo in testa. Ma in particolare, non Isaac, ma... Dove sei? Lazarus. Con l'abilità di tornare in vita. Allora... Questa è la mia seconda live di Isaac. L'altra volta abbiamo imparato un po' il gioco. C'è un problema, i comandi. Voi vi aspetterete che io ho imparato a giocare. Non è, cioè, è così, ma tenete presente una cosa. Sto giocando, è uno di quei periodi, sto giocando a troppe cose insieme. Oggi giocherò a tre giochi diversi nel complesso della giornata, quindi i comandi potrebbero un po' incasinarsi nella mia testa. Comunque abbiamo WASD, si spara così, la bomba è una C, tanto non ce l'ho, spazio usa l'item e poi la Q attivava un'altra roba che adesso non ho. Quindi cominciamo. No, non posso spostare la webcam perché l'altra volta l'abbiamo messa qui per impedire di coprire cose importanti, quindi per forza di cose devo tenerla qui. In questa porta per ora non c'entriamo e iniziamo molto male. Che ho trovato una pillolina. Ah, aspetta, quello è un cambio di arma. Tecnicamente, no? Range up. Credo di averla appena sprecata. Molto bene, andiamo avanti. E dicevo, dovrete dare un po', darmi un po' di pazienza, perché devo... La prima run sarà per un attimo riprendere la mano. Quindi poi magari ci va anche bene, non lo so, però teoricamente non aspettatevi grandi cose. Infatti sto facendo abbastanza schifo. Riusciamo a eliminarli? Ok. Monetina. Questo ragnetto mi aiuta? Non l'ho mai visto. Quad shot. Wow! Ho quattro occhi e sparo quattro proiettili. Forte. Questo è nuovo, non l'avevo mai visto. Ok, buono. Belle le bombe qui, solo che non potrò prenderle. Però spara più lentamente, quindi... Cioè... Ha un forte malus, mi sembra, no? Monetina. Figurati se posso... comprarmi qualcosa. Chiave. Monetona. Aspetta però, perché siamo a 8, quindi adesso non ho visto bene, ma magari posso prendermi una bomba. Con la quale, se io faccio esplodere un vaso senza prendere le altre bombe... Aspetta, come si piazzava la bomba? Con la E, non era la C, era la E. Yes, perfetto. Me ne prendo due, al prezzo di una, ora due bombe. Avete visto, no? Questa è una tecnica che io ho imparato seguendo il videocorso di questo guru di Dubai, che parlava di investimenti di criptovalute. Esattamente. E ora c'è subito il boss. The Hound.
Lui ha un problema però, perché mi ricordo che lo stronzetto è intangibile, ma devi colpire i suoi fantasmini per renderlo colpibile. E credo di non averlo mai sconfitto, peraltro. Ehi! Perché l'unica volta che l'avevo beccato, tra l'altro bello che ho investito sulle bombe e poi mi tocca la boss fight col tizio che combatte in modo totalmente diverso. Dicevo, la prima volta che l'avevo beccato, credo che fossi messo male. Non ho fatto in tempo a sconfiggerlo, questa è la seconda volta che lo vedo, quindi... Per questo non l'ho mai sconfitto. Devo stare un attimo concentrato perché... Sto facappando, ma se io faccio tipo così, no? Idea di merda! Cioè, come mi è venuta in mente st'idea? Va bene, l'importante è che l'abbiamo fatto. Prenditi questa. E questa è la maschera, che non mi ricordo... Ah no, è la cintura. E quel cuore lo vorrei, però tocca far così. Eh sì. Se no, mi sa che duro poco sotto. Ragazzi, potevo farla molto più pulita, Però è la prima run di oggi, quindi come detto... Lui si ricorda delle cose orribili che gli hanno fatto i bulli. Andiamo giù. No, che bello, una bella merda in mezzo alla stanza. Siamo finiti in un autogrill, apparentemente. Un teschio, non l'ho mai visto. Cosa farà? Blast resistance? Resisto alle esplosioni? Quindi posso buttarmi le bombe ovunque? Aspetta, voglio testarla sta cosa però. Se non la testo ora, non... quando mi capita, vai. Ok. Tieni vicino i tuoi amici. Qua mi servirebbero delle bombe. Ma non le ho. Questi si muovono in maniera molto strana e mi tirano scemo. Perché ho paura che mi prendano molto a caso. Ok, andiamo di qua. Sei un po' uno stronzone tu, eh. C'è questa bomba che non posso prendere. Ho sprecato una chiave, ne posso comprare un'altra. E c'è una mappa che non so cosa faccio, quindi... Vabbè. Spegniamo. Ok, ottimo il cuore. Beh, direi che la chiave è stata buttata via, eh. Perché, vediamo, se troviamo una monetina, posso magari pensare di recuperarla. Vermi! Aspetta, ma questa stanza non ha altre uscite. Quindi abbiamo esplorato tutto, ma se abbiamo esplorato tutto, dov'è il boss? Chiave? Ottimo. Perché se è qui dentro il boss c'è da spararsi. Cosa qui c'era? Ok, il teschione. Ah, e qui c'era un'altra porta. Me la stavo perdendo. Ok. Allora, puliamo un po'. Questo è tutto agitato. Questo coso?
Puoi avere un po' meno vita, per piacere, così... Che da morire subito. Non è morto, non è morto. Ora è morto. Buono. Una chiave. E full vita. No, no, ma dai. Mi sono fatto prendere dalle mosche. Che stupido. Un pesce morto. Puzza. 48 hour energy. Intanto ho usato qualcosa che non volevo usare. Va bene. Il pesce morto che puzza, cosa... Che me ne faccio esattamente? Tieni i tuoi amici vicini. Oh, fish head puzza, fine. Vabbè, andiamo al boss, vediamo. Come detto... Questa prima run non sarà molto bella, probabilmente. Sta andando molto male. Fatto. Luck up. Mi ha dato un cuore extra e due chiavi. Buono. No, non si molla niente, non si molla niente. Tra l'altro è la prima volta che con Lazarus... Ma scusatemi, ma il mio schermo è tutto spostato male. Ah. So io che sono tutto storto. Dicevo, la prima volta che con Lazarus si fa una run un po' più seria. Perché l'altra volta, se ricordate, ne avevo fatte due dopo averlo sbloccato. La prima ero morto subito e l'ho fatta tutta con un cuore in meno. Ed ero arrivato molto lontano. Questa è tipo stata la run migliore. E quella dopo è stata una merda, quindi... Questa potrebbe essere promettente. Scappano queste mosche? No, tornano indietro ora. Bene. Porca puttana, mi sono fatto prendere. Ma ha superato il fungo. Ma mi scusi, allora la schivavo, se sapevo. Se avessi saputo l'italiano. Va bene, dai, era il cuore extra. Quando sparano le palline di sangue, se notate... No, ok, mi sono fatto io un film. Però quando sono girati si vede che hanno un piccolo... Come dire, pertugio posteriore che fa dei movimenti molto strani. Quindi... Non proprio bellissimi come nemici da vedere. Il caccone, va bene il caccone. Aspetta, ma questo non era un boss in un certo livello? È la sua versione mini? Vabbè, per una chiave. Sì, lo so, l'ho detto in modo poco volgare, ma non era mia intenzione essere volgare, anzi, meglio. 15 monete, avrei avuto doppie bombe. No, per ora non compro niente qua. Proviamo ad andare giù. Porca bestia. Dai. Ok, altra monetina. Qui ho bisogno della Bibbia per volare. E qui abbiamo trovato il boss invece. Con... Uccidilo.
c'è il fuoco rosso che ci spara. Allora, ho un cuore solo. Siamo messi male. Quindi andiamo avanti ad esplorare. Ma soprattutto devo capire come recuperarli. Mi servirebbe di volare per prendere tutte queste cose. Ho un cuore solo e non so cosa ci sia ad aspettarmi qua sotto, ma una cassa di pietra. Quella è nuova. Lui l'ho già visto. E c'è anche un cuore. Bamboo want coin. Lui mi ruberà le monete, credo. Ma se mi rubi le monete ti potenzi nel farlo. Guarda, c'è una moneta lì. La puoi prendere? C'è questa qui che vale di più? Vediamo cosa fa. Sì, cresce. E allora mangiatele pure quelle che non posso raggiungere. Va bene così. Intanto noi dobbiamo andare oltre. La run come sta andando? È la prima della serata, quindi non mi aspetto molto. Però meglio del previsto, dai. Moltiplicano sti stronzi. Okay. Un accendino. Guarda il mondo bruciare. Mentre qui sotto sembra esserci una di quelle stanze sfida a cui però non posso accedere. E se qui ci fosse un cuore extra o qualcosa di interessante, secondo voi vale la pena prenderli? Vale la pena entrare? Ho due cuori, quindi entrando e uscendo perderei un cuore intero. Può essere un rischio che mi farebbe perdere la run subito, anche se tornerei in vita con un cuore in meno. No, non me la sento. Andiamo avanti. Terzo boss, non mi sento messo molto bene, però ve lo dico. E fistula. So che cos'è una fistula, ma non so cosa sia. Cioè, questo boss non l'ho mai visto, ecco. Però è molto grande, quindi lo colpisco tante volte, ma si divide. Ecco la fregatura. Continuerà a dividersi sempre di più. Capisco, e diventerà sempre più veloce. Certo. Niente. Male. Malissimo. Fuori. Messi malissimo. È stato un peccato morire qua. Perché entrando in questo livello mi ha invece ridato un cuore? Mi ha dato un cuore extra? Non so perché. Ottimo. No, attacchi così? Non, no, grazie, preferirei evitare. Tu guarda, altri cuori. Avevi il cuore bianco.
E qua mi sa che non ho ben capito una meccanica, perché non so di cosa tu stia parlando. Esplodono queste mosche? Rimbalzano tipo il vecchio screensaver di Windows, che mi aiuta a capirne i movimenti. Odiosissimi sti cosi. Potrei anche perdere un cuore qua, non importa. Se evitiamo meglio. Bene, gestiti bene. Altra bomba, altre bombe ancora. E tu? Che cazzo è un pancreas? Knockback è riutilizzabile. Non so cosa comporti, sapete? Ok, gli scorreggioni. Siamo messi molto bene, eh? Io direi che possiamo esplorare tranquillamente, tanto abbiamo cuori extra da prendere. Abbiamo anche aumentato l'attacco alla fine dello scorso livello, quindi ottimo. Cioè, i cuori extra, inteso come dire, se anche dovessi perdere qualcosa, li recupero prima della boss fight, tranquillamente. E... 15 mosche, 5 cuori extra. Aspettiamo un attimo. Andiamo a esplorare il resto. Guardate quanti cuori ho lasciato, quindi mi sento proprio tranquillo. Altro cuoricino. Ma proprio nel chill stiamo, eh. Questo che diamine è? Wiggle wiggle. Sì, ma io non ho capito che fanno sti cosi, cioè... Vai, bravo, mangiati la moneta. Andiamo sotto. C'erano altre monete. Mangiatela, mangiatela. E qui, ragazzi, qui spreco il cuoricino. Qua ci sto. Ne valsa la pena? No. Manuel, grazie dei 45 mesi, bentornato. Purtroppo non ne valsa affatto la pena, ma... E non fotterti questi. Fai il bravo. Però, dicevo... Siamo messi bene, dai. Ci stava a tentare. Nemici esplosivi e TNT ovunque, bello. Un bel cocktail, devo dire. E qua un po' fa cappato però, eh. Non so perché, ma... Voglio vedere che succede. Non succede niente di interessante. Fatto. Ho un cuore solo. Aspettiamo. Aspettate un attimo. Mi sa tanto che... Meglio fare così. Adesso stiamo un po' esagerando.
Non so se ho mai avuto così tanti soldi in una run, eh? Mi sa di no. Oh, merda. Senti, te. Oh, buono, buono. Va benissimo. Attenzione, perché questa run, da run iniziale senza molte speranze, sta diventando interessante, eh. Stiamo andando bene. Mi serve solo quel karma OP. Tipo, mi ricordo le lacrime elettriche erano davvero fighe. Questo che cos'è? Bug catcher. Non è carico, però. Va bene. Ce lo teniamo lo stesso. E andiamo. Andiamo nel completo chill. Nella tranquillità. Alla boss fight. Gurdy Junior. Non c'è alcuna ragione di rischiare. Fermati. Merda, pensavo si fermasse qui. No, no, devo sparargli allora. Niente bombe, niente bombe. Devo gestirlo molto meglio, non c'era bisogno di far così. Ok. Pigiamino? Ah, mi dai cuori in più. E guardate, c'è una stanza speciale. Merda, merda, merda. Che succede? Che succede? Infami. Allora, posso sacrificare un cuore per prendere uno di questi due poteri. Il problema è che mi sacrifica un cuore rosso. Ne varrà la pena? Non lo so. Se ne avessi 4, forse farei, ma con 3. No. Lascio lì. Lo sacrifico in modo che non è più recuperabile, per farvi capire. Andiamo avanti. Profondità 1. Qua aveva senso. Una mano? Wish granted. Io continuo a non sapere cosa sia, ma... va bene, andiamo avanti. Cuori. Posso trovare tutto quello che hai perso. Cosa fa? What? Ma... mi ha teletrasportato in un'area segreta? Ok, siamo nella sfida. Sì, ma non mi spawnare addosso, santo cielo! Non è finita? Non è finita. Ok. Ma questi? Questi sono nuovi. Ok.
Questa è un'area che ricollega quella dove eravamo un attimo fa. Infatti ho mollato lì la pillola. E mi sono fatto colpire dall'esplosione. E mi sono fatto colpire dal cosino al centro. Che cazzo. Ok. Qui? Qui posso semplicemente ferirmi. Fine. Direi anche di no. Firewater Smash, grazie dei 26 mesi, buonasera. Qua è dove ho lasciato la pillola. E che cercheremo di recuperare. E poi siamo di fronte a uno strano percorso che io vorrei comunque fare, ma a che pro dovrei andare a distruggere quelle cacche? Vediamo. Sono curioso. Niente. Non, è merda. Non, cosa mi devo aspettare? È merda. Fine. Cazzo, ma questi come mini boss? Cioè, come nemici random? Erano un mini boss. Cioè, uno ne abbiamo visto, però era così. Qua ce ne sono quattro. Dio mio, vabbè, ma dove arriva sto raggio? Ho perso un altro cuore extra. Questi non posso prenderli, questo che è? Ok, un altro pet che ci segue. Pet per modo di dire. Ho usato dei feromoni. Range up. Beh, bella scelta in una stanza vuota. Oh merda. Ah, spara raggi laser il robottino, figo. E se faccio... Aspetta, non me li inculare tutti! Ho rilasciato le mosche e sono davvero tante quelle che avevo accumulato, apparentemente. Figo. Scambio equo. Non serviva a niente. Però ero curioso. No, ehi, mi sto muovendo da solo. Adesso sono entrato. Ho sbagliato, sono entrato dal boss. Non volevo entrare subito, ma ormai siamo qui. Combattiamo. È resistente il bastardo. E rotola. Vabbè, ho capito. Ho toccato... Avevo tolto il full screen. Ragazzi, sono fottuto. Sono fottuto. Sono morto. Mi spiace, Lazarus. Dovrei tornare in vita con meno cuori, di nuovo. Purtroppo, come avete visto, ho avuto un attimo, un problema, mi si è aperto, mi si era tolto dal full screen. Ehi, quanti cuori extra però, bello. Adesso abbiamo tanti cuori extra, ma pochi di base, quindi non lo so. Se vale tanto la pena di esplorare. Forse dovrei andare
dal boss il prima possibile. Vediamo se troviamo la stanza. E la madonna, quante fasi ha sto coso? Questo scorregge e spruzza sangue. Fatti vedere da un dottore, amico mio, perché io non penso sia normale questa cosa. Beh, i grandi soldi. Però c'è questo bastardo che continua a rubarseli e a crescere. No, non ci vado alla slot. Ci vado? No, aspetta, ci vado. Soldi? Non voglio scendere sotto i 20. 22. Scammatissimo. No, basta slot, basta. È utile che insisti. Allora ragazzi, la boss fight è qui. Abbiamo esplorato poco, però se perdo i cuori extra non li rigenero. Io quasi quasi ci vado, voglio vedere che succede. Ah, è la mamma adesso. Potrebbe essere stata una buona idea, sapete. Madre, la smetta di far fuori uscire dei buchi di culo dalle pareti, la prego. È una cosa terribile. Basta questi buchi di culo. Queste mani, queste manone giganti. Sto ricevendo un sacco di danni. Non va bene. I buchi di culo! Che succede? Isaac, I will do as I'm told, my lord. I love you above all else. Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Ma che cazzo sta succedendo? La mamma è tornata. Ragazzi, mi ha dato un 50.000 achievement. Ah, ma i titoli di coda? Ok. Inaspettato questo risvolto. GG, ora finisce il tutorial. Sì, ragazzi, non sei il primo che dice tanto se nel tutorial, ragazzi. Io non mi sparerò le seghe per fare le cose al 100%, tutte le run, tutte le challenge. Cioè, già ho sentito quell'odore fragrante di merda che ti tiene lì incollato per tutto il resto della vita a fare tutto. Non ho intenzione di fare il tryharder, state tranquilli. Voglio solo godermi il gioco. Adesso vediamo che succede. Se sono i titoli di coda, perché poi hai un mondo di strade alternative, è una cosa. Se invece ci sono nuovi mondi, nuovi livelli oltre, è un'altra. Ok? Sì, skippiamo, va bene. Ho sbloccato un botto di cose, ok.
Pitch Black, Eye Brow, Head Trauma. Ecco, non l'avevo ancora aperte, quindi queste sono le challenge. Tu puoi fare tutte queste challenge. Ma se io adesso facessi nuova run, a parte che madre, riparto da capo, cioè non cambia niente, no? Siamo... ma... ok, posso passare qui. Perché devo avere subito i nemici così fastidiosi? Devo solo capire una cosa veloce. Soldi uguale danno? Cioè più soldi ho, più danno faccio? Figo. Cioè, ma io adesso voglio andare dal boss e capire, vedendo poi i livelli che ci sono, se è cambiato qualcosa o se la run base è questa e basta. Perché... devo capire questo dettaglio. Beh, se comunque se i soldi mi danno più danni, non li spenderò mai di sto passo. Perché deve esserci un livello pieno di merda? Perché? Le cacchette minuscole poi. Fanno tutte le cacche della stessa forma. Sono dei maghi, santo cielo. Ok. Ci ha appena dimostrato che non fanno tutti le cacche uguali. Diarrea esplosiva. Bello. Molto bello. Challenge up? Molto bene. I gurglins. Godo. È già morto. Sarebbe bello comunque colpirlo almeno una volta, sai? Ah, giusto, il sangue. Una scatola di cose. Ah! Letteralmente. Fate up. Challenge up. Non saprei dire che cosa conviene fare. Where journey begins. The fool. Intanto andiamo avanti, vediamo. Ci sono più livelli in questo caso. Presumo che ogni seed abbia le sue caratteristiche. In questo caso ci è capitato il seed che ha più livelli. No, The Fool mi riportava indietro.
Fine. Vabbè, ragazzi, io a questo punto vado a provare le challenge, dai. Ah, no, beh, aspetta, tu non morirai perché torni in vita. Quindi usciamo. Vediamo. Ah, posso continuare poi, nel dubbio. Quindi non dovevo sacrificarmi. Bello. Larry, grazie dei 58 mesi. Buonasera, a quanto pare siamo a 58 mesi di sub. Si gode. Buona fortuna con i livelli, buona live a tutti. Piccolo reminder per chi si volesse subbare, settembre le sub sono in sconto, date un'occhiata quando cliccate. Grazie per averlo ricordato. Allora, Pitch Black, vediamo. Allora, potevamo aspettarci il fatto che ci fosse il buio, ma io non posso vedere quanti cuori ho. Sui miei cuori ho un punto di domanda. Ho appena aggiunto un mezzo cuore bianco. Qua però vale la stessa domanda, quindi il gioco sarà sempre vai e sconfiggi la madre. Siamo fottuti. Porca bestia però. Tra l'altro, non sbaglio, non mi ha fatto scegliere il personaggio, o sono stato stupido io che sono andato dritto? Forse ogni personaggio ha le proprie challenge. Semplicemente. Random Buddy. Figo. Dammi le bombe. Già il boss. Non so quanti cuori io abbia. Tra l'altro c'è un divieto sul simbolo dei trofei. Una scarpa della madre come simbolo, non so cosa voglia dire. E a destra abbiamo una sorta di fiocco o cuore viola e una luna viola. Ah, che indica che non vedo la luce, forse non vedo i cuori? Non lo so. È coperto dalla webcam però. Gemini. Salve. La bomba la potevamo mettere meglio, effettivamente. Devo metterla quando siete stanchi, la bomba, vero? Però tu ora non ti stanchi più perché sei un cagone e ti sei arrabbiato. Bene. Ho un po' di cuori extra. Non so quanti siano, ma ne abbiamo accumulati un po'. E ci sono altre 5 stanze, 5 livelli. Lì c'è una stanza che mi danneggia se entro. L'ultima volta che ne ho usata una non c'era una sega. Quindi mancherò di fiducia e non ci entrerò. Buono. Molto buono.
questo nemico l'avevo visto una volta sola, ma me lo ricordavo per fortuna. Vedete, imparare ovviamente i nemici fa tutta la differenza, sapevo già dove mettermi. Immaginate impararvi tutti gli effetti delle cose, che plus incredibile. Ho appena ottenuto un pannolino puzzolente. Gli oggetti che vanno in basso a sinistra credo diano dei bonus passivi o qualcosa del genere, perché non so come attivarli altrimenti. Belle le lucciole. Aspettate. Gli scorregioni sembrano pericolosi, ma non lo sono. Sono grandi. Sono grandi e quindi occupano un sacco di spazio. Quello dà molto fastidio, perché ti ci puoi schiantare contro facilmente. Non mi ricordo cosa fa. Duke of Fuels. Vai. Stato da lì, mannaggia. No, mi sa che qui con lui le bombe non serve buttarle, non è forte. Ho sbagliato. Ma che due coglioni. Cioè, appena ci passi vicino ti ciuccia dentro. Ma io ovviamente non volevo andarci subito. Sbatta. Vai, prenditi sti soldi. Questi li metto in banca poi di sto passo, soldi, eh. Sta arrivando. Sta arrivando una cosa molto brutta. Ma sai che forse i falò è meglio non spegnerli qui? Che schifo. Ma che sei? Vabbè, alla fine abbiamo spento lo stesso. Una forchetta. Consuma il nemico. Posso mangiarmeli? Cosa intendi? E se non sapere quanti cuori si hanno fosse la chiave per la vittoria? Del tipo che non hai più l'ansia e quindi combatti con più naturalezza? Allora, teoricamente si può continuare a esplorare, ma vediamo. Altri soldi? Oh madonna. No, no, non puoi farti colpire così, però. Tengo solo una stanza che consuma vita entrando. Non ne vale la pena.
The poop is moving. Cosa diamine vuol dire che the poop is moving? Che cazzo ho appena raccolto? Lil larva. Io ragazzi questi oggetti non li conosco, quindi non ho idea di quale convenga prendere. Io vado a caso. Il gioco non mi spiega cosa fanno. No, troppi danni. Stiamo andando malissimo. Non so quanta vita io abbia, ma penso poca. Gigafart. Cioè, ma di male in peggio andiamo, eh? Oh, la Madonna! Ok. Sì, però bisogna di recuperare cuori qua. Qua non ci posso andare. Non così. Sì, la versione Gigamax, esatto. È quella tipo che abbiamo con i Sound Alert anche. Qua ci sarebbe una pillolina da qualche parte, ma... Ah, eccola. Non so cosa faccia, la proveremo. Ahimè. Andiamo. Ma non siamo messi benissimo, eh. Balls of steel? Cioè, ho le palle di acciaio attualmente. Vabbè, ma quanti danni sto prendendo? Quanta vita mi sarà rimasta? Nulla. Ecco. Sì, ho perso tanti cuori in giro per il livello. Potevo andare direttamente alla boss fight. Non ne valsa la pena. When life gives you lessons. Mi piace che è scritta in questo modo brutto. Waka waka? Ah, come anche qua c'è waka waka. Esatto, sono morto, ma almeno avevo le palle d'acciaio. Vediamo quest'altro. Ok, sì, il personaggio non me lo fa scegliere. Ma sono uno stronzo. Sono un mega stronzone. Che lancia del piscio. Ma questo gioco è bellissimo. Io capisco perché tutti lo amano. Tra l'altro, cioè, madonna, piscia una velocità assurda. Anzi, mi sa che sono tutti veloci. Sono tutti più veloci del normale, forse. Bene. No. Vabbè. Allora buttiamo. Sì, vabbè, sprechiamoli i cuori, sprechiamoli. Bentornato, No One, grazie dei 21 mesi. Come ogni volta che porti un gioco così interessante, io subito mi cerco il video sul riassunto della lore perché mi piace troppo sapere cosa c'è dietro. Me ne sono subito innamorata. Sono stupefatta di come abbiano nascosto. No. Non voglio sapere niente, non dirmi nulla. Io non la so la lore, quindi se mi fai commenti sulla lore, capisci che potrebbe essere un problema. Ma se... Allora, ragazzi, dovete smettere di dirmi non è spoiler. Voi non capite che cosa io intenda per spoiler, apparentemente. Non capite cosa può essere spoiler. Cioè, se tu mi dici la lore è commovente, così, io non la conosco la lore, quindi mi stai creando delle aspettative di qualcosa che non conosco. Io non voglio nulla di tutto ciò. Cioè, tutto si riassume con non voglio sapere nulla del gioco, non voglio sapere niente, ragazzi, ma proprio niente, niente. Zero. Whoa.
Le bombe sono cacche esplosive. Bello. Abbiamo aumentato la vita. Quando salta giù nel basement è Isaac. Anche qui è Isaac. Solo che poi si trasforma in una cacca. Però i ranni veloci è un problema. La tua rabbia cresce. Wealth of gas. Isaac, io ti potrei anche voler bene se solo mi spiegassi che cazzo fanno sti cosi. Cioè, quando prendo alcuni potenziamenti mi dice vaffanculo. Non mi dice questo. Mi dice guarda che questo ti dà più danno, più range. Cioè, capito. Però i potenziamenti passivi sono un po' vaghi. Già. Widow. Cazzo, l'abbiamo già massacrato con le bombe. Ma cos'è successo? C'è stata una scoreggia a un certo punto. Succedono cose molto strane. Togli tutto. È ancora parte della boss fight, mi sa. Esatto. Un fegato? Una placenta. Rigenerazione e più HP. Si è appena mangiato una cazzo di placenta. Ma che schifo. Cazzo sei una mamma pancina. Ho 5 cuori comunque. Proviamo a portarla fino in fondo questa. Vai, sì, subito sfida. Ci sto. Madonna, che casino! Posso diventare una melma in grado di rigenerarsi, uno di loro è diventato una cacca. Non ho capito se è un mio potere. Ah, e la bomba sparge speed down. Oh, li ho rallentati? Ok. La bomba sparge puzza nell'aria. Bello. Bello.
Loro sembrano scappare da me, non vogliono combattere. Guardate come si stringono al muro. Io ho appena rigenerato della vita. Da solo. Si è sentito il suono di qualcosa che veniva mangiato. Ah, e cos'è questo potere che ho? Aspettate, non ho ancora provato. Ah, li ho trasformati tutti in stronzi tirando l'acqua. E quella cassa aveva le spine. Aia. Eh sì, ho tirato lo sciacquone. Li ho proprio mandati a cagare. Bello. Ma scusa, divorare le cacche mi dà la vita? È così che funziona? E adesso il cuore extra però. Ok, stai iniziando a rompere le palle, puoi morire, basta, grazie. Scendi. Dai però. Ancora. Si permetti, li odio. Cioè, uscissero con un criterio. Invece ovviamente escono random e spesso mi fregano. Sì, ho appena digerito qualcosa e ho guadagnato mezzo cuore. Bene. Bene, buono. Lì non ci posso fare niente. Non è una buona idea cenare con questo gioco. Purtroppo no. Bisogna riconoscere che è un'idea di merda. No, pensavo che gli facevo il mega predict invece. Altro cuore recuperato a caso. Credo che mentre mi abbia colpito ha rilasciato una cacca che contiene una moneta. Devo ancora capire il potere di questa cacca gialla, è abbastanza strano. Niente, sto proprio facendo schifo. Dai, ma perché prendo così tanti danni con sti cosi? E perché fanno random? Vabbè, qua sono stronzo anche io. Sì, vabbè, tanto ormai. Far schifo per far schifo. Due te ne concedo. Bene, che culo. Vabbè.
beccati sto cuore. E che cos'è questo? Pillole migliori. Range up. Buono. Ho sbagliato potere, se non si fosse capito. E beh, tanto qua non posso raccogliere niente. Vado. Chub o Chub, nuovo. Si è mangiato la merda. Si è mangiato la merda. Che schifo. Ancora. E gli esplode dentro poi. Ti sta un po' bene però. Vediamo. Più danno e range up. Buono, buono. È lunga però, ancora. Lo sapevo io. Una carta, ma non la posso prendere a meno che non facciamo una cagata pazzesca. Mi hai portato dal mercante, però non vedo cose particolarmente interessanti. Torniamo indietro. Odio, odio i vermi. Questa stanza devo ancora capire il senso. Bene, continuiamo da questa parte. Se non prendo un mezzo cuore in ogni stanza non sono contento. Apparentemente il mio destino è questo. C'è una scala che porta giù. Vorrà dire che salti il livello e vai direttamente sotto? Però i boss ci stanno dando ottime ricompense, quindi non so se conviene. Cuore, ottimo.
Fistula. Ho delle bombe, le usiamo appena si divide. C'è un po' di casino. Ripuliamo un po'. Questi cuori non mi servono neanche. L'ho fatta senza prendere danni, incredibile. Tears più shot up. Fantasma lui, non posso colpirlo, stai dicendo? Si è trasformato in una cesta. Sì, comunque saltare... Buono. Buonissimo. Saltare la boss fight sarebbe stato un errore. Non l'ho mai visto lui. Una gelatina di cosi. Sembra una di quelle gelatine fatte con le formine, no? Ok, quindi si divide. Easy. Va bene. Di qua? Sì. Non capire se sono... Ma dai, ma smettere di prendere sti danni stupidi. Dicevo, devo capire se sono loro forti e resistenti o se io faccio davvero pochi danni. E c'è già la boss fight. No, andiamo un po' a esplorare, va. Delle cacche rosse. Chi glielo dice a quello che le ha fatte che non sta tanto bene? Che non è molto normale? Ma queste stanze sono davvero bizzarre comunque. Maledette cacche veloci. Ma sì, anche la chiave, dai. È tutto così sas. Perché è così tutto tranquillo? Stranamente tranquillo. Ecco. Perché devo stare zitto? Ecco perché. Vabbè, ormai. Dai, facciamo questa sfida. Non ho più le bombe. Merda. Per una cazzo di monetina.
Vabbè, andiamo. Ragazzi, lo dico sia per la chat che per i mod. Riuscite. Allora, Madonna, a me sembra. Cioè, non voglio essere neanche offensivo, però davvero. Non. Una persona vi dice: non voglio sapere nulla. E tutta la sera andate avanti a cercare di darmi i vostri inutili consigli che nessuno vuole. E insistete pensando di aver ragione. Io non li voglio. Cioè, non è che è questione di dire è giusto o sbagliato. È questione che a me non serve e non li gradisco. Se non capite questo semplice concetto, siete stupidi. Perché non c'è altra spiegazione. Se una persona vi dice non li voglio i vostri consigli e state lì a litigare con i moderatori perché non capite il cazzo di italiano, allora siete stupidi. Perché non c'è altra spiegazione. Mi dispiace, io ormai non riesco più a capire come. C'ho tutti gli schermi storti. Non riesco più a capire come spiegarvi questo concetto del non me ne frega un cazzo di cosa dovete spiegarmi, ok? Più di così, cosa c'è da capire? Cosa c'è da capire? È spoiler, non è spoiler, non mi interessa niente. Non fatelo, non mi serve, non lo gradiamo. O lo capite, o se no siete stupidi. Decidete voi. Mi riferisco a chi ovviamente disturba e litiga con i mod. Niente, non era un consiglio, è una cosa che ti è successa. Allora, non voglio sapere nulla. Se non capisci questa frase, vattela a cercare su internet. Più di così non so cosa dirti. Ma se i mod vi cancellano i messaggi, fanno bene. Mostro 2. Ah, ok, è un mostro che spara anche i raggi laser adesso, perfetto. Quindi conviene stare in obliquo rispetto a lui. Sì, però che cazzo! 400 mosche! Mostro! Di HP di nuovo, ha un sacco di HP o li faccio io molto poco male? Sai che è una via di mezzo, eh? Ho tre cuori. Devo fare molta attenzione. Dai. Non ce la faccio. Io ti scarico nel cesso più volte che posso, sai? Tu continui così, io ti butto nel cesso, hai capito? Non avrò alcuna pietà. Verrai scaricato di nuovo nel cesso. Il fatto è che scaricando nel cesso ottengo le cacche che mi danno cuori ed è tutto un giro strano. Ho anche ricevuto diversi power-up, godo. Più velocità, più danno. Andiamo. Ultimo livello? Qui ci sarà la madre? Però la madre prima mi sentivo tranquillo a sfidarla con Lazzarone. Però così non lo so. Corri! Salve. Ah, ma. Ah, pure!
Cioè, se io ti do un soldo. Sì, ma io che cazzo ne so dove l'hai messo? È velocissimo. Ancora, ancora. Secondo me mi sta scammando. Ma fa il culo, vai. No, non posso prenderli. One makes you small. Ah. Carina. Non è usata sicuramente nel migliore dei modi qui, però per provare. Siete troppi, siete troppi. Se vi mettete tutti in fila in colonna è perfetto, eh. Lui mi ha dato due mosche che mi aiutano. Ottimo. Le cose vicino ai burroni come si prendono? Abbiamo visto che c'è una bibbia che ti permette di volare per un periodo limitato di tempo. Che schifo sti cose, madonna. E solo che se non la trovi, nulla. T'arrangi. Steam sale? Ma in che senso ho trovato uno sconto di Steam? Ma che cazzo stai dicendo? Ecco. Bastardi. Sbagliato potere. Wheel of Fortune. Mi hai tippato dove? Perché mi hai tippato qui? Di tanti punti. Ma io voglio passare. Ma figa. Cioè io qua non posso passare mai più. È bello, è bellissimo tutto ciò. Ma fammi passare, Gesù Cristo. Oddio mio, ce l'ho fatta forse. Prendi. Ok. Cioè, guardate, c'è il boss qui, non potevo andarci. Cioè, ma aspetta, io sto per arrivare dalla madre conciato così con due cuori? No, non credo proprio. Non credo proprio sia il caso, vero? The Lovers. Bello. Cosa? Vabbè, ora siamo full. Ci proviamo, ragazzi. Secondo me non ce la faccio. Me lo sento, però ci proviamo. Mi sono danneggiato da solo. Sono stupido. Lo so. Ho avuto un attimo di... di confusione. E il fatto che, cioè, la madre quando attacca dall'alto, ma si vede il piede che scende, perché... Ah, sì, 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 ok, l'ho notato ora. C'è così tanta roba a schermo che... Quindi potevo piazzargli la bomba bene. Nah, sono troppo lento, bro.
Sono troppo concentrato a battere i tizi in giro che... voglio che scenda la gamba, sono... sto aspettando solo quello. Una posizione non era quella ideale. Ho mezzo cuore, mannaggia. Sono finito, sono finito. Va bene. Peccato. Se avessi piazzato bene qualche bomba, ho bisogno di studiarmela meglio.